Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare questo set da scrivania che ho comprato da IKEA. Il set si presenta venduto in questo modo. In realtà poi funziona così. Con il coperchio facciamo la nostra base e all'interno del coperchio mettiamo le nostre scatolette che hanno altezza diversa, in modo così da formare questo set, che è così bianco e abbastanza anonimo, e io ho deciso di provare a decorarlo per vedere se viene fuori qualcosa di carino. Quindi nel video di oggi praticamente mi occuperò di questi pezzi per decorare il set da scrivania, ma non escluso che successivamente penserò ad un modo per utilizzare anche la scatola che le conteneva, così praticamente comprando tutto il set si riescono a fare due lavoretti diversi. Comunque oggi occupiamoci del set da scrivania vero e proprio. Allora, per decorarlo ho deciso di utilizzare la carta scrap, l'album Provence di Stamperia, che è un album molto, molto carino, molto con questo lilla, con questa lavanda, con questi colori primaverili, è molto bello. Dopodiché utilizzerò per fare delle decorazioni da applicare a questo set uno stampo di questi Stamperia e la soft clay bianca di Stamperia. Così vi faccio vedere come utilizzarla. Questa è una pasta morbida e molto comoda per fare diverse cose. In questo caso io vi faccio vedere come utilizzarla con questi stampi perché viene fuori qualcosa di veramente carino. I colori che utilizzerò per colorare il mio set sono il blu di Prussia e il violetto. Il blu di Prussia perché visto che la carta è tendenzialmente viola, voglio con un blu scuro voglio provare a fare un qualcosa di un po' particolare e vedere se poi l'effetto finale rimane piacevole. Quindi queste sono praticamente le cose che utilizzerò per fare il mio lavoro di oggi. Dopodiché utilizzerò ancora uno stencil per decorare magari qualche parte dove non metterò la carta. Ma ve lo faccio vedere poi durante la lavorazione perché effettivamente non ho ancora deciso quale stencil utilizzare. Voglio prima vedere come viene appunto con tutta colorata di blu, con la carta attaccata, insomma devo avere un'idea un po' più precisa di quello che sta bene, quindi lo vedremo in seguito. Quindi come prima cosa procediamo con il colorare con il blu di Prussia tutti i miei contenitori. Li coloro tutti, anche se poi magari andrò a mettere della carta scrap, però preferisco colorare tutto perché ancora non ho bene idea di come realizzare il tutto, perché come vi dico sempre, poi man mano che faccio le cose, magari mi viene in mente, mi piace più in una maniera o più nell'altra. Quindi io coloro tutto di blu. Poi se lascerò delle parti senza la carta le decorerò con lo stencil, oppure il blu verrà coperto dalla carta, però in questo momento non so bene come farlo, quindi coloro tutto. Finito di colorare le scatole, diamo il tempo di asciugare al nostro colore e nel frattempo andiamo a preparare le decorazioni con la soft clay e lo stampo che vi ho fatto vedere prima.
faccio vedere come utilizzare questa pasta. Allora, la Soft Play è una pasta che si presenta con questa consistenza. Vedete, sembra tipo un pongo. Allora, noi utilizziamo il nostro stampo. Io ho preso questo nello specifico e andiamo a riempire le parti che ci interessano. Allora, praticamente noi mettiamo un po' di pasta nel nostro stampo così e lo andiamo a riempire premendo bene in modo che la pasta aderisca bene, vedete, a tutte le varie ziglinature che ci sono dentro il nostro stampino. Quindi andiamo a riempire perfettamente così, in questo modo, lo stampo. Dopodiché possiamo già togliere tutta la pasta intorno, quella in esubero, perché il nostro stampo, vedete, è più piccolo, quindi rimane ben pulito. Poi se rimane ancora qualcosina la si può togliere dopo che tiriamo via la formina, ma si toglie praticamente tutto. Quindi vado a riempire nello stesso modo le parti che ho intenzione di utilizzare, così. Ora, io li ho già realizzati e gli ho dato il tempo di asciugare, perché li devo colorare e li devo inserire sulle mie scatoline. Però voglio farvi vedere una cosa. Allora, io adesso farò solo questi due particolari. Ma cosa faccio? Mentre faccio le altre lavorazioni della scatola, do modo al mio impasto, alla mia pasta, di asciugarsi leggermente in modo da poterla togliere dallo stampino, e vi farò vedere perché la particolarità di questa pasta è che nel momento in cui voi la togliete dallo stampo ancora un po' morbida, la potete tranquillamente andare ad incollare su delle superfici curve e prenderanno la forma dell'oggetto su cui la incollate. Quindi la potete far asciugare perfettamente sull'oggetto curvo e una volta asciutta la potete colorare. Io, nel caso specifico, visto che devo incollarla su una superficie piana, ho già realizzato precedentemente gli stampini e ve li faccio vedere, e così posso già colorarli e andarli ad attaccare successivamente. Posso fare il lavoro contrario, però questo lavoro qua, fatto per le superfici curve, è bellissimo, perché voi così potete decorare qualsiasi cosa. Dopodiché incollate una volta asciutto potete colorare. Questi sono gli stampini che io ho già fatto. Vedete, questi allora a questo punto sono asciutti, non si potrebbero più attaccare su una superficie curva perché sono perfettamente asciutti, ma li ho fatti prima così li posso colorare e poi andare ad attaccare sulla mia scatola. Allora, per colorare queste decorazioni voglio utilizzare sempre il blu che ho usato per pitturare le scatole, ma lo userò molto molto diluito in modo da non farli venire completamente scuri. In questo modo ho colorato le mie decorazioni, vedete, ho messo l'azzurro, il blu molto diluito e poi ho fatto qualche particolare con un blu un pochino più scuro. Comunque adesso lasciamo asciugare le decorazioni e poi comunque una volta incollate andrò a fare ancora delle sfumature e a dargli ancora dei ritocchi di colore, così per farle diventare ancora più carine.
Per decorare le scatolette ho ritagliato dall'album Provence di stamperia già dei pezzi di carta delle misure giuste. Adesso la cosa che devo fare prima di andare ad attaccare è quella di passare con il mio Distress Ink, in questo caso è questo grigio scurissimo, tutti i miei pezzi, perché mi piace di più l'idea di avere il contorno, vedete, scuro così della mia carta, anche perché adesso vi faccio vedere nel momento in cui io la vado ad incollare sulla mia scatola, quindi così, vedete che questo scuro comunque richiama la parte del bordo blu che rimane sotto e rimane più carina. Quindi vado a passare tutti i miei pezzi con il Distress. Una volta passato il mio distress su tutti i bordi, sono pronta ad andare ad attaccare i miei pezzi di carta scrap sulle mie scatolette. Una volta finito di attaccare la mia carta scrap, vado a fare lo stencil nelle parti che ho lasciato libere. Allora, per fare lo stencil ho deciso di utilizzare questi due stencil di stamperia, questo con le mattonelle e questo sempre bello con le scritte. Allora, per fare lo stencil utilizzerò il colore lilla. Il violetto in modo che risalti sul mio blu. Quindi cominciamo con la scatola più grande.
queste sono le mie scatole decorate con lo stencil. Allora ho messo le scritte nella base e poi ho utilizzato diversi tipi di mattonella per fare le parti che non avevo decorato con la carta scrap dei miei contenitori. A questo punto dobbiamo di nuovo occuparci delle nostre decorazioni che io ho intenzione di mettere così, ma su una carta che potrebbe essere questa, così, e qui uno un po' più piccolino, tipo questo, così. Ecco, l'idea è questa. Quindi adesso vado ancora a colorare, a dare un po' di tonalità, di sfumature e di colore alle mie decorazioni, in modo che risaltino un pochino di più. Allora, voglio farvi vedere cosa è successo con la soft clay che avevo messo nel mio stampino. Considerate che questa è rimasta dentro lo stampo per mezz'ora 45 minuti, quindi ha già preso una certa consistenza, ma comunque non è perfettamente asciutta. Quindi se io adesso vado a togliere le mie formine, che vedete sono perfettamente, hanno preso la forma perfettamente del mio stampo, però sono ancora leggermente morbide. Questo cosa vuol dire? Che se io vado a prendere la mia forma e la vado ad appoggiare su una superficie curva, che potrebbe essere questa per esempio, allora io posso appoggiarla, incollarla in questo modo, vedete che lei prende la forma senza rovinarsi, quindi io potrei incollarla e una volta asciutta lei si è solidificata con la forma curva, la vado a colorare. Vedete che non è più dritta, ma ha preso la curvatura della mia bottiglietta in questo caso. Quindi immaginate quello che potete fare, perché in questo modo voi potete decorare tutte le forme curve, anche una scatola rotonda, insomma potete fare delle decorazioni, e questa pasta è veramente veramente bella. Ci tenevo a farvela vedere perché è una cosa che io utilizzerò spesso nei miei prossimi lavori, perché ci sono tantissimi stampi tipo questo con delle forme bellissime, quindi veramente uno si può sbizzarrire nel pensare come utilizzarla. Ora vi faccio vedere nei particolari come sono rimasti. Allora, il contenitore per le mie scatolette, e questo è il frontale, che quindi ho decorato con dei semplici pois e poi ho abbellito con le mie decorazioni.
su due lati invece ho messo la carta scrap. E queste sono le mie scatolette. Questa è quella piccola. La media. E quella più grande. Anche con i vari interni che ho decorato in maniera un po' particolare. Qui ho messo due fogli su 4, qui ne ho messi due a metà decorati con la fustella e idem qua ho inserito due pezzettini sul bordo superiore sempre decorato con la fustella. Quindi se io vado ad inserire i miei cassettini, il risultato finale del mio lavoro è questo. Quindi abbiamo dei contenitori che possiamo riempire come più ci piace. Potrebbero essere dei portapenne, come potrebbero essere dei portalavoro, dei portacucito, come potrebbero essere, cosa che probabilmente, quasi sicuramente farò io, con il mio materiale, quindi pennelli, timbri e quant'altro. Anche il video di oggi è terminato. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento, così saprò se anche questo video è stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto e vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. Un abbraccio e un ringraziamento a chi ormai invece mi segue costantemente. E detto questo, non mi resta che augurare, come al solito, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!